Vince la sesta edizione del Libere Voci Festival 2013, categoria cover. Con 529 voti, Emanuele Sorrentino. Grande vittoria, solo 16 anni, questa voce da dove viene? Non le so dire, è una passione che mi è stata trasmessa da mio padre, che anche lui ama cantare, e fortunatamente devo ringraziare il Dio che mi ha dato questa passione e questa voce. Quali sono i tuoi progetti futuri? Allora, i miei progetti futuri sono quelli di studiare e di diventare assistente sociosanitario. E come ho già detto prima, a me piace lavorare nell'ambito del sociale ed aiutare le persone. Ben venga il canto, e ben venga, me lo ripeto, ma si spera. Sei contento? Contentissimo. Grandissime voci, avete emozionato tutti, platea, pubblico, tu hai anche vinto il premio della critica, come ti senti? Mi sento emozionato e soddisfatto comunque di aver fatto questo percorso insieme ai due fratelli Mennillo, e li ringrazio ancora e soprattutto grazie per questa esperienza, mi sento soddisfatto, sì. Una voce potentissima, un finale davvero esilarante. Non me l'aspettavo, davvero, sono ancora sconvolta, mi tremano ancora le gambe. Voglio ringraziare i fratelli Mennillo, che prima hanno ringraziato perché sono tanto timida, non si direbbe, ma lo sono. È stata un'esperienza grandissima per me, un'esperienza davvero che... forte, forte. Un grande festival, grandi cantanti, un'esperienza davvero ineguagliabile, forse su questo territorio, con un grande rammarico. Si fa nel teatro di una scuola elementare. Si fa nel teatro di una scuola elementare che ci viene messa a disposizione dal dirigente scolastico, e ovviamente perché Giuliano non ha un teatro. E vabbè, questa è una battaglia che insomma io ho cominciato con qualche amico anche qualche anno fa per la riapertura del Teatro Cinema Moderno. Stasera ho fatto un appello dal palco Le Libere Voci a qualche imprenditore che possa rispondere insomma in maniera costruttiva all'inettitudine di una politica che fondamentalmente sa chiedere ma non sa dare.